Bene, buongiorno, benvenuti a tutti. Questa è la prima lezione di matematica di quest'anno e la lezione è mirata ad affrontare la domanda più difficile di tutte. Perché devo studiare matematica? Qualcuno si è fatto questa domanda? Sì, bene, siamo già a buon punto. In parte vi rispondo con parole non mie. Questo è il libro che vi accennavo l'altra volta, John Barrow, Perché il mondo è matematico. Un libricino piccolo. Qui trovate molti spunti, molte cose su cui riflettere. Ma una volta ho fatto la stessa domanda a una classe, uno studente mi ha dato una risposta, ma prima di andare alla risposta, la risposta sono tante, non ce n'è una sola, prima di avere la risposta vi propongo, questa serie di immagini, dopo le commentiamo. Ditemi se qualcuno non sa che cos'è, ditemi, ma insomma penso che la terra già esista per tutto. Che cosa hanno in comune queste immagini? Che tutte hanno qualcosa di matematico. Wow! Sì. Non pensavo che fosse così facile avere la risposta. Ebbene sì. Andiamo all'inizio. Questo è un reperto archeologico, la sua datazione è stata abbastanza dibattuta, qualcuno, qualche archeologo sostiene che sia di 9.000 anni fa, qualcun altro di 20.000, è un osso di babuino, che è lo stesso, è ancora fatto da due punti di vista diversi, rinvenuto in Africa, vicino al lago Vittoria, e si chiama osso di Ishongo, del posto che è rinvenuto, ed è la prima traccia storica del concetto di numero. C'è un grosso dibattito su questo perché le tacche segnate sono i numeri primi da 10 a 20. Beh, non so se avete visto il film Contact. Compito per casa guardare il film Contact. Contact. Il film riguarda la possibilità di comunicare con una civiltà aliena. Il primo contatto con la civiltà aliena avviene tramite i numeri primi, tramite la matematica. È l'unica lingua che in tutto l'universo chiunque può capire. Senza la matematica questo non sarebbe possibile. Non sarebbe possibile. Anzi, in realtà, grazie alla matematica è stato possibile concepire questo molto prima di realizzarlo. Cioè il fatto che l'uomo esce dalla Terra, esce dal suo pianeta, dalla culla, è uscito dalla, come quando il bambino esce dalla culla nella quale passa i primi tempi della sua infanzia. Tremila anni prima di Cristo, un complesso di neolitico, Stonehenge, vicino nel sud dell'Inghilterra, si ritiene che fosse uno dei primi osservatori astronomici, importante per la datazione, per stabilire in che parte dell'anno uno si trova.
E qui viene il pezzo forte. Qualcuno ha già visto questo? Qualcuno è stato al British Museum? Wow! È la stessa. No! Chi chiede che questo sia la stella di Rosetta? La stella di Rosetta che cos'è in quanto stelle? È una pietra, un pezzo di granito, questo è un papiro. Sono il rivelano molto dopo. Questo sono egizi. Questo è un papiro egizio. Sì, viene classificato. Si trova nel museo, in questo museo, un altro frammento a New York e prende il nome di papiro di Rind dal nome del collezionista scozzese che lo comprò in Egitto e poi lo cedette al British Museum. Oppure papiro di Ahmes o Ahmose dallo scriba che l'ha scritto. È scritto in ieratico, da ierà in greco significa sacro, ieratico era la lingua sacra. In Egitto c'erano tre scritture, il geroglifico, lo ieratico e il demotico. Gli scribi, quando parlavano di contabilità, scrivevano in ieratico. E risale al 1400 a.C. e è una raccolta di problemi che il governo della società poneva alla sua amministrazione, cioè problemi con cui gli amministratori si devono trovare a che fare con quasi tutti i giorni. Ma quello che è importante è l'inizio, non l'ho tradotto io, vi leggo la traduzione, 1400 a.C. Il papiro comincia in questo modo: metodo corretto di entrare nella natura, conoscere tutto ciò che esiste, ogni mistero, ogni segreto. Questo libro è stato copiato nell'anno 33, nel quarto mese della stagione dell'inondazione, sotto la maestà del re dell'Alto e Basso Egitto, a Userra, dotato di vita con formalità di scritti. Scritti e fatti in antico al tempo del re Gesù, riporta una cosa che lui ha copiato con uno scritto ancora più antico, ed è lo scriba Ahmose che ha copiato questo scritto. Sottolineo: metodo corretto per entrare e conoscere ogni mistero. Questo è il primo libro di testo di matematica della storia che ci è pervenuto. È una raccolta di problemi con le tecniche su come risolverli. Quindi era un manuale ad uso di chi si occupava della gestione dello Stato. Ci sono diverse applicazioni, diversi problemi. Uno di questi lo useremo più avanti. Quando introduciamo il concetto di equazione, un problema lo prendiamo da qua, il problema numero 51 per essere esatti. Questo invece sono sicuro che vi è più familiare. Scommetto che tutti quanti hanno strumenti di questo tipo. Questo è uno strumento che cambia la vita. Disporre o non disporre del modo di raggiungere una persona dovunque si trovi, basta che abbia una cosa analoga, non è una cosa indifferente. Se voi immaginate di dire che potete parlare quasi in tempo reale con una persona che si trova dall'altra parte del pianeta, pensare una cosa del genere nel medioevo, nell'eresia, si andava sul rogo, una cosa impossibile.
Questo è possibile solamente perché, abbiamo capito un pochino di matematica. Senza matematica questo sarebbe irrealizzabile. Non sarebbe neanche pensabile. Il lettore MP3, il lettore MP4, hanno la mente. E questo? Fiori. Fiori in matematica. Oh, ci prendi in giro? Perché sto dando delle cose. Forme, dice qualcuno. Numeri. Vai avanti. So che sembra inconcepibile, incredibile, ma questi fiori sono ordinati secondo una particolare sequenza. Se voi andate fuori in giardino, ok, e vi mettete a contare i petali dei fiori, posto che nessuno li abbia strappati ovviamente, trovate una sequenza storicamente molto importante, la serie di Fibonacci. Il numero di petali di ogni punto della sequenza è il precedente, i due precedenti sommati. 1, 1, 2, 3, 5, 8 e 10, 13, 10. Fibonacci, adesso lo chiama, si chiamava Leonardo da Pisa, Fibonacci, figlio di Bonacci, è stata una persona che ha cambiato la storia dell'Europa. Il libro di testo che voi comprate adesso è un pro-pro-pro-pro-pro-pro-nipote del suo Liber Abaci. Prima di Fibonacci, che scrive il suo libro nel 1202 d.C., fare i calcoli era molto complicato, perché si usavano, a parte in qualche università, gli avventi, insomma, degli eruditi, invece specializzati, si usavano numeri romani. E fare una somma è abbastanza semplice, ma fare una sottrazione o una moltiplicazione o una divisione è enormemente complicato. Fare 35 per 12, con i numeri romani, implicava sommare 35 a se stesso 12 volte. Non c'era modo di fare altro, tenendo conto ad ogni volta di aggiustare i simboli. Non solo, ma normalmente negli scambi commerciali eccetera si usavano questi tipi di numeri, ma non c'era modo di verificare se il calcolo era sbagliato. Quindi le trattative commerciali, compra e vendita eccetera, erano molto complicate, molto lunghe. Se chi comprava diceva no, tu mi hai imbrogliato, bisogna fare tutto da capo. Leonardo Fibonacci, figlio di mercante, nato a Pisa. Pisa aveva una città marinara, grandi traffici col Nord Africa e con la parte orientale del Mediterraneo. Il padre lo porta in giro con sé e lui impara il modo in cui gli arabi fanno i calcoli. Dice, però lo facciamo anche noi, molto più semplice. Scrive un libro in cui descrive per filo e per segno il sistema di calcolo degli arabi, che avevano ereditato dagli indiani, e lo rende a portata di tutti, quindi il Liber Abaci, come fare i calcoli con i numeri posizionali. Questa è una rivoluzione. Il mercante, ok, cambia modo di lavorare e scrive il primo libro di testo, 1202. Dopodiché ne scrive delle riduzioni, delle semplificazioni, okay? E nei successivi circa 200 anni ne vengono pubblicati, stampati di simili, circa diverse migliaia. Oggi ne abbiamo circa 400 versioni, le altre sono andate perdute. Questo ha cambiato tutto. In quel periodo, anche utilizzando questo,
in Toscana, a Firenze, venivano persone da tutta Europa per imparare come gestire le banche. Le banche della Toscana avevano filiali in tutti i paesi europei. Erano quello che adesso è Wall Street. Tutto il mondo, tutta l'Europa veniva in Italia a imparare come fare calcoli. Grazie a Fibonacci. Questa è la sua serie. Se vedete il codice da Vinci sapete con di cosa sto parlando, anche là è coinvolta la serie di Fibonacci. E qui gioco il jolly. Che cos'è questo? Non ditemi che non lo sapete perché vi do un'altra conquista per caso. Guardate tutti i tuoi storici. Questo è una pietra miliare nella storia della matematica. Per realizzare le animazioni che hanno necessarie a costruire questo film, sono stati scritti e pubblicati in riviste specializzate 20 lavori in matematica. 20 articoli specialistici da persone prese nelle diverse università negli Stati Uniti e in Europa che hanno collaborato per determinare, per trovare strategie e algoritmi per creare questa animazione. Questo è segnato come uno spartiacque. Tenete conto che per una persona scrivere 20 lavori scientifici pubblicati in matematica ci vogliono almeno 10 anni. Era un'altra, ma non so, non mi ricordo. Non so, diciamo la prima. Le api conoscono la matematica. Certo. Perché? Che problema deve affrontare un'ape quando costruisce l'alveare? Di cosa è fatto l'alveare? Di cera. E la cera serve a fare le pareti delle celle. Ogni cella, come vedete, ha una forma esagonale. Perché? Per resistere di più la forma. La cera non è il cemento. L'ape ha questo vincolo, l'obiettivo è costruire dei contenitori, dei luoghi dove depositare le uova e poi le larve. Per fare questo devo ricoprire una superficie con dei tasselli, delle piastrelle, che debbano avere ricoprire la più grande area possibile col minor uso di celle, di cera, parlando. Senza, quindi evitando le superfici vuote. Se le avessero fatte circolare tra una cella e le sue vicine, ci sarebbe stata una zona non sfruttata, piena di cera ma non sfruttata. Nel circa terzo secolo, 260 a.C., la geometria greca dimostra che il poligono regolare che a parità di area ha il minor perimetro è esagono. Le api conoscono la geometria. Ahimè, questa conoscenza poi si è persa. Uno dei maggiori uomini di cultura romani, Plinio il Vecchio, che conosce e ha letto i trattati di apicoltura alessandrini, dice, che ha letto quindi ma non l'ha capito, dice, ma le api fanno l'esagono, cioè le diagonali, perché hanno 6 zampe. Ahimè, è una scemenza. Quindi attenzione, noti in calce, la conoscenza non è garantito che si tramandi. Per questo noi siamo qua. È un bene prezioso che può andare per tutto. Ma chi muore?
La chiacchierata di oggi, quindi, ha questo scopo. Apro una parentesi. Chi conosce il Piccolo Principe? Chi non l'ha letto? Compito per casa, leggere anche il Piccolo Principe. Sapete chi è l'autore? Un francese, bravo, se è la buona strada. Che si chiamava? Antoine de Saint-Exupéry. Cito le sue parole. Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere legno, distribuire i compiti e suddividere il lavoro, ma insegna alla gente la nostalgia del mare infinito, di creare l'interesse, creare la curiosità. Allora la gente troverà il miglior modo, compatibile con i loro limiti, di costruire la nave e di andare in mare. Questo è lo scopo della lezione di oggi. Devo far venire la nostalgia del mare infinito, che nel nostro caso si chiama matematica. Che significa la parola matematica? Le parole sono importanti. Non se l'è mai chiesto nessuno. Male, non è strano. Però è strano. Matematica significa, la parola greca, significa tutto ciò che si può comprendere, tutto ciò che si può capire e ergo tutto ciò che si può insegnare. Un'altra frase importante da un personaggio che ha contribuito in modo non da poco a realizzare i dispositivi tipo il cellulare, il motore, eccetera, che ho visto prima, si chiamava Antoine de Morgan, questo è l'inglese invece. Secondo voi che cos'è? Qual è la caratteristica essenziale per la matematica, per un matematico? La curiosità. Ottimo. Ancora di più? La curiosità in realtà è il motore di qualsiasi cosa, in particolare di scientifico. Ti rispondo con De Morgan. La facoltà che mette in moto l'invenzione matematica non è il ragionamento, è l'immaginazione, la fantasia. Cosa significa fantasia? Le parole sono importanti. Che significa la parola fantasia? Pensiero. Sei sulla strada buona, ma sei lontano. Sognare. Di più. Sperare. Di più. È un sinonimo ma non spiega. È un sinonimo ma non spiega. Sei vicino. Fantasia deriva da un verbo greco che significa mostro. Se andate sul dizionario di medicina trovate fantasia è l'abilità della mente umana di creare immagini reali o non reali che siano. E in matematica ha bisogno di molta fantasia perché vede cose che nessun altro vede. In realtà qualsiasi cosa che rientra nella ricerca scientifica chiede una enorme fantasia. Proprio per questa ragione.
E da dove nasce tutto questo? Qual è la storia di questa attività umana che secondo me è un'avventura intellettuale straordinaria? Uno pensa che la scienza sia fredda, lontana, asettica e tutt'altro. È quanto di più coinvolgente ed emozionante possiate immaginare. Questo non lo dico io, non sono parole mie. Sono parole molto antiche. Quello che le ha formalizzate meglio forse è Galileo, che diceva la natura è come un libro aperto. Puoi leggere la natura, ma per leggere devi conoscerne la lingua. Se io apro un libro di cinese, non mi dice niente, perché il cinese non lo so. Ahimè, mi piacerebbe conoscerlo, ma non ho mai avuto tempo o modo di studiare. E mi perdo qualcosa. Se voglio conoscere la natura, quello che mi dice, devo parlare la sua lingua. Se vado in Cina e voglio parlare con la gente, devo imparare il cinese. Se vado in Germania e voglio parlare con la gente, devo imparare il tedesco. Devo imparare la lingua del posto dove mi trovo. L'uomo ha cominciato a imparare la lingua del posto dove si trova quando è nata la matematica. Tra un attimo vediamo come. E la lingua del posto dove ci troviamo è la matematica. E diceva Galileo, i suoi caratteri sono numeri e forme geometriche. Senza intendere i quali è come aggirarsi in un oscuro labirinto. Cioè ti fai male prima o dopo. Se vuoi stare bene in un posto, devi riuscire a interagire con quel posto, se no, ripeto. Pardon? Altra immagine. Qualcuno ha già visto questo? Papiro di Greenfield, dall'archeologo che l'ha scoperto, 14-15 secolo a.C. mostra come gli egizi in quell'epoca vedevano la struttura del mondo. Questo è solo un esempio, in realtà tutte le grandi civiltà e anche le piccole avevano un modo per spiegarsi come è fatto il mondo, il fatto quello che hai davanti. Qui ci sono tre divinità, Nut, Shu, Geb, cielo, terra e una divinità che sostiene tutto. C'è un prodotto di divinità, cose che noi non possiamo capire, che sono molto al di sopra della nostra mente in quanto divinità. Tutte le civiltà antiche avevano un'idea dell'universo, del mondo di questo tipo. È il prodotto dell'azione di una divinità che fa quello che le pare. Figurarsi se noi possiamo capire il perché. Poi a un certo punto succede qualcosa di straordinario. Un pugno di uomini, pochi veramente, che abitavano in estremità di una penisola dell'est dell'Europa, decide che le cose non vanno in questo modo. Da tra due anni cominciate a studiare filosofia, da Aristotele in poi tutti concordano nell'indicare con talente un matematico la nascita del pensiero occidentale, della nostra filosofia. Talente è nato nel finire del VII secolo a.C., 640 circa, in una città dell'attuale Turchia, Mileto. E a quel tempo la città era già vecchia,
ci sono testimonianze di Mileto di 1200 anni prima su una cronaca di uno storico ittita che parla della città. È una colonia greca. E Taliete cosa fa? Fa due cose importanti. La prima cosa, dice, l'universo, tutto quello che vediamo, è fatto di un'unica sostanza, che secondo lui era l'acqua. È tutto fatto di acqua, solo che è combinata, dosata in modo diverso. Prego. Grazie. Continuiamo finito questa frase, continuiamo la volta prossima. Questo sembra una scemenza, perché adesso si sa che non è fatto di acqua. Ma immaginate una frase del genere a quell'epoca. Cosa c'è che è arrivato fino a noi? Il principio che l'universo è il risultato di un unico principio fondamentale. Tutto ciò che vedi non c'entra queste strutture. È tutto conseguenza di una cosa semplice, come l'acqua, che io posso capire che è naturale. Tutti sanno cos'è l'acqua. Quindi, la prima persona che ha ricondotto tutto ciò che è osservabile a un unico principio. Questa è una cosa che la ricerca scientifica fa adesso, 26 secoli dopo. Questa idea è ancora ciò che muove gli scienziati a studiare la natura. Un'idea di 26 secoli fa. Nessuna altra cultura sul pianeta ha fatto altrettanto. Nello stesso periodo in cui viveva Talete, in Cina, per dire, un altro popolo molto evoluto e civilizzato, nasceva l'Imperiale Istituto di Astronomia, a opera dell'imperatore, il quale aveva l'obbligo, questo istituto, di aiutare l'imperatore a scandire gli impegni e le date, le stagioni e gli incarichi che doveva assegnare al suo popolo. In quanto imperatore era l'immagine della divinità, era il padrone del tempo e doveva farsi aiutare da questo istituto. Ebbene, questo istituto, dal VI secolo a.C. a quando sono arrivati i primi gesuiti, 1400, ha accumulato una mole di conoscenza, uno sviluppo di conoscenza paragonabile a quello contenuto in un libro che si chiama Almagesto del primo secolo d.C. Perché? Perché nessuno ha avuto l'idea di Talete. Quindi con un ritardo di circa 13 secoli. Perché questi dicesi sono tutti? No. Sicuramente qualcuno ha avuto un'idea analoga, ma non bastano le buone idee, bisogna difenderle. Bisogna essere convinti. Bisogna avere il coraggio delle idee. Avere idea buona e basta, non è sufficiente. Talete ha avuto l'idea buona, ha fatto una scuola dove ha proposto questa idea, ha fondato la geometria, ha fondato la matematica come la intendiamo adesso, di cui parleremo la prossima volta, e ha cambiato la storia del pianeta. Sono le idee che fanno la storia, ma le idee non bastano, ci vogliono le persone che le difendono, che le comunicano. Se un'idea per me non serve a niente. Questa è la nostalgia del mare infinito. Grazie, ci vediamo la prossima volta.